Nuova Volkswagen Taigo, ovvero alternativa più fighetta della piccola SUV T-Cross. A tratti sportivi, fiancate alte, un lunotto piccolo, discendente e con lo spoiler. Perché? Perché è la prima SUV coupé della sua categoria. Per capirci, lei nasce sulla stessa base dell'Apollo. Per i più esperti condivide il pianale MQB a zero, ma praticamente è lunga quanto una Golf, 4,27 m. Ecco perché potrebbe essere, volendo, l'unica auto per famiglia. A 5 posti, un bagagliaio sufficientemente capiente e prezzi che partono da 23.150 euro. La gamma motori è facile, solo benzina senza l'ombra di elettrificazione, nemmeno quella leggera mild. Apre le danze un 1000 turbo 3 cilindri da 95 cavalli, lui un 110 cavalli sempre 3 cilindri e sempre turbo, al top di gamma un 4 cilindri 1500 da 150 cavalli. Mi piace il suo frontale, moderno, sportivo, con i fari che sono full LED di serie e volendo possono essere Matrix LED come optional. Questo è l'allestimento R-Line, si riconosce per la R qui, ma per i tanti dettagli nero lucido che corrono anche intorno ai fendi nebbia. Bello il cofano con queste nervature e poi la fiancata, muscolosa anche lei. I cerchi da 17 poi sono di serie e volendo ci sono anche da 18. Ma il pezzo forte è qui dietro in coda, abbiamo detto una SUV coupé, lunotto piccolo, basso, discendente con la fascia luminosa, ormai segno distintivo Volkswagen che unisce i due fari. Scritta in maiuscolo e poi gli scarichi che ahimè sono finti, ma ormai è cosa comune. E visto che siamo qui parliamo di bagagliaio, 438 litri dichiarati dalla casa, in attesa di capire quanti siano quelli effettivamente rilevati dal centro prove. Sedili che si abbattono 40-60 e mi piace il fatto che ci sia la moquette anche sulle pareti, cosa non affatto scontata per questo segmento di vettura. C'è anche un pratico doppio fondo, qui sotto c'è pure il ruotino di scorta. Curiosità? Le sue misure oversize per la categoria derivano dal fatto che sia nata per il mercato brasiliano, dove si chiama Nivus. Poi Volkswagen in un secondo momento ha deciso di portarla anche in Europa, adattandola agli standard del vecchio continente. Ora viene prodotta a Pamplona. Qui dentro è copia e incolla Polo e T-Cross, stessa disposizione della plancia, stessa disposizione dei comandi più in generale. Bene i materiali, ma bene soprattutto gli accostamenti tra le varie parti, che sono proprio tedesca maniera, molto precisi. La plastica rigida invece sulle portiere sono totalmente un po' croccanti, anche nella parte centrale. Bene, invece i sedili, questa è la R dell'allestimento più sportivo, come vi dicevo, c'è la microfibra qui sui fianchetti che sono anche ben profilati e questo motivo a rombi nella parte centrale. Poi la plancia, dicevamo, copia e incolla sì, e lo stesso vale anche per l'infotainment, quindi abbiamo schermo da 6,5, da 8 come in questo caso o da 9 nella diagonale più grande. Plancetta separata per il climatizzatore automatico come in questo caso e poi l'immancabile quadro strumenti digitale di Volkswagen, pluriconfigurabile e molto molto completo. Quello che semmai le manca è la panca posteriore scorrevole, che invece è la sorella T-Cross, per aumentare lo spazio nel baule o per le ginocchia. E a proposito di spazio, qui non si sta affatto male, guardate quanto ce n'è davanti alle mie gambe, ma anche sopra la testa, cosa non affatto scontata per una coupé con il tetto così discendente. Qui poi meglio in due che in tre, perché questa parte un po' sopraelevata non è comodissima, e qui tra l'altro c'è un tunnel davvero ingombrante. Ci sono pratiche tasche nei sedili, due prese USB-C, ma mancano le bocchette d'aria posteriore, cosa comune a questa categoria di vetture. Yeah.
Cominciamo dalla posizione di guida, ben congegnata in tipico stile Volkswagen. Bella la triangolazione tra il volante, il sedile e i pedali. Si sta seduti un po' più in alto rispetto ad una Polo, si domina meglio la strada e tra l'altro si intuisce anche dove finisce il cofano, cosa tutt'altro che scontata. E a proposito di visibilità, beh, è buona in quasi tutte le direzioni. I montanti sono abbastanza spessi, ma non intralciano più di tanto. Gli specchietti sono grandi. Ecco, il lunotto posteriore è un po' piccolo, ma del resto è una coupé, intralcia un po'. Meglio puntare sulla telecamera di retromarcia. Com'è da guidare? Beh, è facile, intuitiva, ti mette a proprio agio perché è una macchina sicura che infonde tranquillità anche nei lunghi curvoni in appoggio. L'assetto, devo dire, è abbastanza ben tarato perché non è molle, c'è un certo rollio, ma non è neanche così evidente. E poi lo sterzo, che è sufficientemente leggero quando si tratta di far manovra e abbastanza preciso quando invece si tratta di inanellare una strada a tutte curve. Certo, non è il massimo per quanto riguarda le sensazioni, il feedback di ciò che succede sotto le ruote. Del resto parliamo sempre di un'auto di segmento B. I 110 cavalli sulla carta potrebbero sembrare un po' pochi, ma all'atto pratico non è così. La potenza c'è e schiacciando sull'acceleratore si sente una bella progressione in avanti. È complice anche il cambio DSG, sempre preciso, puntuale. Beh, la spinta è molto progressiva. Qualche numero? Velocità massima prossima ai 190 orari, accelerazione 0-100 in 10,9, per un peso sulla bilancia di circa 1260 kg in ordine di marcia. Ma quando arriverà al centro prove di 4 ruote, verificheremo davvero come stanno le cose. Capitolo ADAS piuttosto completo, ci sono la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone ciclisti, c'è anche il cruise control adattivo e il mantenitore della corsia, che riporta l'auto al centro non appena sfiora le linee bianche. Da non confondere però con il mantenitore della traiettoria, che è quello che poi dà vita alla guida assistita di livello 2, che lei non ha, e che tiene l'auto perfettamente al centro della corsia. Insomma, per me la Taigo ha tutte le carte in regola per far breccia nei cuori degli italiani. Ha le misure giuste, sono quelle di una T-Roc grosso modo, per ospitare 4 persone e relativi bagagli, lo abbiamo visto. È sufficientemente silenziosa anche nei viaggi autostradali, è fatta bene, è curata, gli ADAS che servono, non consuma poi tanto. D'accordo, non c'è il diesel, ma tutto sommato il motore 1000 tre cilindri se la cava piuttosto bene in ogni frangente. Ecco perché adesso chiedo a voi, visto che lei va ad inserirsi in un segmento pieno zeppo di concorrenti, Ford Puma, Opel Mokka, Peugeot 2008, giusto per dirne tre, beh, voi quale scegliereste e perché? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti.